Buonasera a tutte e tutti, spero che mi si senta perché prima abbiamo avuto dei piccoli problemi di connessione, ma insomma. Allora, io sono Marco De Bartolomeo e vi parlo a nome della Scuola Capitale Sociale, che è appunto l'associazione che ci ospita, che ospita questo incontro. Io veramente, prima di presentare, lasciare poi spazio ai nostri ospiti, vorrei solo introdurre brevemente. Insomma, chi ancora non ci conosce, cos'è la Scuola Capitale Sociale e quali sono le attività che svolge. E la scuola è una PS, un'associazione di promozione sociale, quindi non a scopo di lucro, e siamo attivi ormai da quasi 3 anni e ci proponiamo di svolgere iniziative a carattere così culturale, divulgativo, ma anche poi strettamente didattico e formativo in un'ottica di trasformazione, cambiamento, insomma, positivo della società, di lotta, ecco, se vogliamo. La scuola nasce un po' da questa constatazione, cioè dal fatto che ci rendiamo conto che esistono già tutta una serie di pratiche assolutamente virtuose che sono portate avanti da individui, gruppi sociali, anche associazioni, come appunto questo, il collettivo Le Lampare, che sono i protagonisti di oggi. E che sono all'avanguardia da molti punti di vista. Molto spesso però appunto sono un po' fuori dal dibattito pubblico convenzionale e noi vogliamo appunto portare l'attenzione di tutti, anche di persone che magari possono poi replicare queste pratiche in altre parti d'Italia, nei rispettivi contesti di lavoro e di vita. Passo quindi subito a presentare i nostri ospiti. Noi abbiamo con noi oggi Mimmo Formaro, che saluto, che è il rappresentante del collettivo Le Lampare del Basso Ionico Cosentino, il nome completo, e che sono appunto i veri protagonisti di questa bella storia di attivismo e di mobilitazione sociale. Abbiamo anche Federico Greco e Mirko Melchiorre, che sono autori del documentario C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, che racconta proprio la storia dell'occupazione dell'ospedale di Cariati e in qualche modo, mi sento di dire, sono un po' i corresponsabili, ecco, di questo piccolo miracolo dell'attivismo italiano e calabrese. E in ultimo abbiamo qui con noi Simone Robutti, che sarà anche moderatore di questo incontro e al quale poi lascio subito la parola. Simone è il nostro docente, per un corso di formazione proprio per attivisti e militanti, di cui magari poi vi parleremo dopo, e soprattutto è cofondatore della sezione italiana e berlinese di Tech Worker Coalition, che è la principale organizzazione, una delle principali organizzazioni internazionali che si batte per la sindacalizzazione e il supporto dei lavoratori del tech e lavoratori tecnologici. Con Simone, da qualche mese che lavoriamo un po' proprio sul tema della progettazione del dissenso. La domanda a cui credo che risponderemo anche in parte oggi è come cos possiamo costruire una pratica politica appunto che riesca a produrre effetti concreti in tempi brevi e possibilmente insomma che sia efficiente, ecco, che sia efficace anche insomma in una situazione globale non proprio florida. Grazie ancora, qui continuano ad arrivare persone, io lascio la parola veramente a Simone e poi ai nostri ospiti. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. E come ha detto Marco, sì, sarò docente e spendo giusto un minuto a presentarvi il corso e gli obiettivi che ha e perché è connesso alla serata, alla chiacchierata che vogliamo fare stasera. In questo corso andremo a cercare di comunicare insegnare delle competenze. Diciamo a chi vuole svolgere in maniera efficace un ruolo politico. Quindi quello che Mimmo, ad esempio, ha fatto a Cariati, probabilmente l'ha fatto, in maniera a volte spontanea, a volte magari seguendo una formazione, una storia di attivismo locale. Io non lo so perché non lo conosco. Oggi andremo a sviscerare questa cosa. E ha avuto successo sulla base di alcuni fattori, alcune scelte, alcune intuizioni che hanno avuto, e per ogni caso come Cariati successo
probabilmente ce ne sono centinaia, decine, centinaia che non conosciamo, che si sono, la cui scintilla si è spenta dopo poco perché appunto non sono state compiute le scelte giuste, non c'è stato il pensiero giusto, non c'è stata l'azione giusta. E quindi in questo corso vogliamo trasferire un certo tipo di competenze ai futuri Mimmo, o a Mimmo stesso, se magari parteciperà anche lui, per essere più efficaci, per trasformare il futuro in una, o meglio, il presente, il mondo presente, in un futuro che è più allineato a quello che noi desideriamo. E quindi questa sera vogliamo appunto chiacchierare con Mimmo nel suo ruolo di attivista, o se lui preferisce un termine adesso, magari dopo analizziamo anche questa scelta di parole, ma anche di Federico e Mirko, che non sono solo registi, ma sono stati molto funzionali a narrare il successo di Cariati e la storia di Cariati. E quindi io passerei alla prima domanda, che vogliamo dare un minimo di contesto per chi magari questa storia non la conosce bene, non ha visto il film. E quindi chiedo a Mirko di darci, eh sì, scusa, Mimmo, di darci un po' di contesto su quello che è successo a Cariati, non solo poi sulla storia che è finita sui giornali, che quella magari bene o male si può riassumere facilmente, ma più sul piano umano, sul piano individuale e collettivo, come è partita questa cosa e come la vuoi raccontare tu. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa occasione che ci date, che è sempre importante per noi, per far conoscere i nostri problemi, specialmente in Calabria, che è una terra che, anche dal punto di vista dell'informazione, è abbastanza lasciata a se stessa. È iniziata, in realtà, questa situazione è iniziata, la dico così, è iniziata nel 2010, è iniziata quando questo ospedale di cui si parla è stato chiuso, è iniziata con effetto devastante che si è creato con la chiusura di questa struttura, per cui le strutture rimaste aperte hanno iniziato a soffrire in maniera continua, in maniera giornaliera, l'aumento dell'utenza. Sono stati 10 anni in cui praticamente la struttura stessa è stata depauperata piano piano di servizi, ma questo avveniva anche negli ospedali che erano rimasti aperti. In pratica, quello che è successo in Calabria in questi ultimi 10 anni, 12 anni, è quello di cui stiamo parlando in questi mesi in Italia, no? Finalmente in Italia si parla, o meglio, purtroppo sta venendo fuori, si è scoperto il famoso vaso di Pandora, per cui oggi il problema della sanità pubblica diventa un problema di tutti, che non ha, che va dal nord, va dal nord al sud. Si riconosce subito, si riconosce quando hai bisogno di una visita medica, non puoi farla perché le liste d'attesa sono interminabili, quando sei costretto praticamente ad andare verso il privato senza che ci sia praticamente la libertà di scelta assolutamente. Quindi la nostra pandemia, diciamo sempre, è iniziata nel 2010. È iniziata nel 2010, quando si decise di chiudere quell'ospedale, in una notte si decise. Da quel momento comunque la popolazione non accettò mai questa scelta, ci furono momenti di protesta abbastanza forti, noi partecipammo 10 anni fa a questi momenti di protesta, fu occupata la 106 per un mese, insomma, la 106 è una strada principale che collega il nord e il sud dell'Italia e non ci siamo mai fermati in quel senso lì. Noi come organizzazione, come movimento siamo nati proprio con la questione della sanità, ci siamo occupati anche di altro. E per 10 anni, insomma, abbiamo tentato sempre di mantenere il tema come principale. Cosa è successo poi? È successo che la pandemia ha veicolato un po' l'attenzione verso la Calabria, perché ricorderai bene, nel novembre del 2020, praticamente la Calabria era in zona rossa nonostante i contagi non fossero altissimi, ma eravamo in zona rossa appunto perché abbiamo un deficit importantissimo di posti letto. Abbiamo una medicina di territorio che non esiste, la rete dell'emergenza è un colabrodo, come si suol dire, e quindi questo ha determinato la zona rossa. Poi, come è successo? Il momento dell'occupazione è successo praticamente, è partito dalla disperazione, più che altro. È partito dalla disperazione perché le comunità iniziano a soffrire anche l'aumento dei contagi. Il problema era in prospettiva, appunto, perché non c'era possibilità di recarsi
a quei pochi pronto soccorso che c'erano, perché erano strapieni di gente. Si stava verificando il caos già con nulla, con pochissimi contagi, perché la Calabria, ti ripeto, era già in crisi da tempo. Era il 19 di novembre del 2020, nei giorni precedenti praticamente in Calabria si stavano sviluppando delle forme di protesta a Cosenza, come a Reggio Calabria, ricordo bene, a Catanzaro, la cittadella, e decidemmo quasi in maniera spontanea. Era una mattina che ci siamo ritrovati, come sempre, insomma, nelle vicinanze dell'ospedale. Ci siamo, non la voglio fare romantica, cioè, in questo ci hanno già pensato Mirko e Federico, però in effetti ci siamo guardati negli occhi e ci siamo recati davvero verso la struttura dell'ospedale senza neanche sapere bene cosa andavamo a fare. Abbiamo iniziato a spiare un po' dentro, abbiamo visto che, cioè, ci siamo praticamente determinati in una mezz'oretta, dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, eravamo dentro una stanza, stavamo contattando praticamente i giornali e abbiamo occupato un'ala dell'ospedale in quel momento. Noi diciamo sempre, abbiamo trasformato una paura che era individuale in quel momento, che avevamo ognuno di noi nelle nostre case, in un coraggio collettivo che ci ha permesso poi di fare questa operazione qui, che poi si è portata avanti in effetti abbiamo ottenuto la stanza occupata fino a luglio, quindi per mesi e mesi. Ed è partito in questo modo. Io poi, magari, se mi fai altre domande, magari vado sui dettagli perché ho paura di perdermi. Poi No, si è no, creato, insomma, dimmi. Va benissimo. Prima di dare la parola a Mirko e Federico, ti chiedo un po' di raccontare un attimino il passato delle persone coinvolte, cioè quando le persone che erano in quella stanza avevano già fatto azioni di questo tipo, erano mai state esposte a idee, cioè occupare una stanza, cioè come, che strade hanno percorso, cioè sono gente del posto, però che strade individuali o politiche hanno percorso per arrivare a fare questa cosa? Allora, l'azione è stata iniziata, tra virgolette, dal movimento di cui faccio parte, l'AMPARE, che abbiamo fondato noi, un gruppo di amici appunto più o meno della mia età, e si è caratterizzato in questi 10 anni, effettivamente non avevamo mai occupato una struttura, diciamo, in questo modo, però abbiamo occupato ad esempio i binari per la questione della mobilità, abbiamo fatto altri tipi di azioni in questa maniera anche sull'ambiente, eccetera, eccetera. In questo senso siamo riusciti in questi 10 anni, con le difficoltà di un territorio e di un gruppo anche di persone che è praticamente un gruppo di migranti. Io stesso ero a Bologna prima dell'occupazione, io lavoravo a Bologna, mi sono trovato qui perché avevo il contratto terminato, aspettavo notizie e poi è successo appunto l'occupazione. Quindi con le difficoltà, ti ripeto, di una comunità che vive l'emigrazione in un modo, è un'immigrazione che sta distruggendo piano piano, anche perché è legata al precariato. Quindi chi va, chi viene, la decisione di andare al nord perché non si è trovata la strada ancora, e tutte queste situazioni di sofferenza. Ci siamo caratterizzati come, diciamo, come occupanti dal fatto che eravamo persone di generazione diversa. C'era gente che magari lì ha fatto il 68 e comunque ha conosciuto queste pratiche in gioventù, tra virgolette. C'eravamo noi, diversamente, io ho fatto politica anche a Bologna, che, diciamo, abbiamo praticato, diciamo, ambienti che del dissenso, e quindi, diciamo, siamo sempre stati proiettati verso certe cose. Poi in Calabria siamo riusciti appunto a portare questa soggettività, a essere parte di una rete di movimenti calabresi. Questo ci ha consentito immediatamente di avere la solidarietà di tanti compagni e compagne, insomma, per la Calabria, e immediatamente intorno alla questione di Cariati si è fatta rete. È stato importante. Noi definiamo quella stanza, è diventata una piazza che tra il Covid, appunto, l'immigrazione mancava a Cariati, in cui si è iniziato a discutere, tra l'altro, con la paura dei contagi, o comunque la situazione che c'era. Quindi è stato bello, perché da quella piazza lì, insomma, siamo riusciti a parlare con il mondo, ma innanzitutto siamo riusciti a parlarci uno con l'altro, diciamo. Questa è stata la cosa importante. E da lì si è costruito. E passerei la parola a Mirko, a Federico, a entrambi. Voi in questa piazza come ci siete entrati? Con che spirito, con che comprensione di quello che stava succedendo? In che momento? Sì, ciao a tutti intanto e grazie per averci dato questa opportunità. Noi eravamo, diciamo che pochi giorni dopo che loro avevano iniziato, ma noi a occupare, ma non lo sapevamo ancora, eravamo a Crotone, io e Mirko e Alessandro, perché avevamo deciso di tentare di capire quello che stava succedendo. Quella era la seconda ondata della pandemia.
avevamo tentato di capire che cosa stava succedendo, perché avevamo questo leggerissimo sospetto, e cioè che non fosse stata la pandemia a devastare il servizio sanitario pubblico, ma fosse stata la politica, e cioè decenni di politica, di mala politica. E quindi approfittammo del fatto che il governo aveva inviato Gino Strada, diciamo così, appunto come aveva anticipato anche Mimmo poco fa, a gestire l'ospedale di Crotone, le terapie subintensive, nonostante appunto in Calabria veramente i casi di Covid erano pochissimi, ma lì bastava poco per far saltare tutto. Per cui andammo e cominciammo a documentare un po' quello che era successo là. E poi, mentre stavamo tornando, ci accorgemmo dai media, appunto, perché in questo loro sono stati molto bravi, che c'erano questo gruppo di ragazzi che a 50 km a nord, a Cariati, avevano occupato l'ospedale pubblico. Siccome era un po' di tempo che ci girava per la testa di fare un secondo film dopo Pigs sulla sanità, semplicemente siamo andati a conoscerli. Cioè, li abbiamo proprio imboccato nella famosa stanza, senza quasi... Mi sa che non l'avevamo manco avvisati, eh no, non l'abbiamo avvisati, non li conoscevamo, quindi siamo proprio entrati, abbiamo trovato Cataldo che dormiva, perché ovviamente... E poi da lì, magari Mirko, se vuoi continuare te, com'è andata? Sì, vabbè, come dice Federico, siamo andati lì e fondamentalmente abbiamo trovato Cataldo che dormiva e si è svegliato e ci ha guardato sempre, ci ha visto un po', diciamo che aveva un po' di dubbi perché pensava fossimo o della polizia o dei servizi perché magari andavano lì a vedere che cosa stessero facendo. Invece poi piano piano sia lui che Mimmo e gli altri che sono venuti dopo si sono tranquillizzati e da lì è partito tutto. Noi abbiamo chiesto disponibilità da parte loro di poter raccontare la loro storia. Gli abbiamo anche fatto vedere un po' quello che avevamo fatto precedentemente, il nostro documentario che abbiamo fatto 4-5 anni fa, che era Pigs. Gli abbiamo spiegato un po' quello che volevamo fare, appunto, che volevamo fare un'indagine su quelle che erano stati i tagli che avevano smantellato il Servizio Sanitario Nazionale e che parallelamente volevamo raccontare anche una storia e che la storia poteva essere appunto la loro, perché comunque era una storia forte, una storia di coraggio e di persone che si rimboccavano le maniche e cercavano di cambiare la realtà e di cambiare la storia che fino a quel momento li stava danneggiando fondamentalmente, perché lì era stato rubato il diritto alla salute. Quindi vedere delle persone che si rimboccano le maniche e lottano per riottenere questo diritto alla salute per noi è stato una boccata d'ossigeno per me e Federico, perché appunto quando facciamo questi film, quello che cerchiamo, oltre a fare un'indagine macro, appunto con interviste a professionisti, medici o professori, eccetera, eccetera, quello che ci importa, quello a cui teniamo veramente tanto, è trovare una storia simbolica che racconti. E dal basso quelli che sono gli effetti di quelle che sono le trasformazioni socio-politiche e economiche che sono sopra le nostre teste. Quindi vedere quelli che sono gli effetti in questo caso del neoliberismo sulle vite di tutti noi. Molto bene, io a questo proposito ti manderei la clip, Marco, se puoi, così chi ci segue può avere, come dire, un'idea di cosa stiamo parlando in termini anche visuali, di fotografia, di quello che avete creato. Vai, Marco. Pronto? Buonasera, signora, mi dica? Sì? Ma è vigile? È svenuto? Allora, senta, mi faccia una cortesia. Gli metta qualcosa sotto la testa e mi dia nel frattempo il suo indirizzo e il numero di telefono. Il numero di telefono, per favore. Ok, signora, stia tranquilla, arriviamo subito. Probabilmente un modice rosso, dobbiamo andare a Scala Coeli.
Dopo il 1978 la storia cambia radicalmente, è il mercato che deve entrare in tutti i gangli della società, compresa anche la sanità, l'istruzione, ovunque. Viene conosciuta a livello nazionale come la strada della morte, a livello europeo è una con il tasso di mortalità più alto. Social market, it's like the unicorn. It doesn't work because the demands of capital are remorseless. Vogliamo essere considerati come cittadini italiani e non come cittadini di serie B. L'ospedale più vicino per uno di cariati che ha necessità di cure urgenti, a quanti chilometri si trova? Sono quasi 50 chilometri, se adesso... Après 1981, le mode de production capitaliste, donc le pouvoir des oligarchies, a conquis la planète. Che succede qui quando c'è un'emergenza? Abbiamo cardiopatici, cittadini che nel momento in cui hanno un qualche malore o hanno un qualche incidente non sanno dove devono andare a sbattere la testa. Cioè, un cittadino di Cariati come fa quando... Allora, l'emergenza viene gestita dal 118, che naturalmente non passa nemmeno dal punto di primo intervento di Cariati. Non ci possono essere zone franche che non siano regolate dal mercato. Mirko, Federico, rimaniamo un attimino ancora sul film prima di tornare dopo un po' sui fatti di Cariati, sulle conquiste politiche. E nella vostra testa, come vi narrate voi nel ruolo di... come vi pensate voi nel ruolo di registi ad avere un ruolo politico? In interviste passate che ho guardato, avete grande consapevolezza, anche dati i vostri lavori passati, del ruolo che deve avere l'arte, il cinema nella politica. Vorrei che elaboraste un po' su questo pensiero. Vabbè, visto che con qualunque azione politica, è ovviamente anche la comunicazione è politica. Io non so se la nostra è arte, però è sicuramente comunicazione. Questo è scontato per noi, non è scontato soprattutto negli ultimi 30 anni per il 90-95% del cinema italiano. Cinema che è chiaramente anche entertainment, questo deve essere chiaro, insomma, per forza, cioè il cinema non può essere solo politica, ma è chiaro che se si fa un film e quindi si ha sempre la potenzialità di arrivare a migliaia, centinaia di migliaia o milioni di persone, bisognerebbe sempre farsi una domanda di quello che si sceglie di raccontare, di come si sceglie di raccontarlo. Detto questo, per noi questi film, questo precedente, Pigs, quello sul quale nuovo, sul quale stiamo lavorando, sono certamente... più almeno per me, insomma, sono più atti politici che atti professionali, nel senso, anche perché almeno all'interno delle cose che facciamo per campare, cioè sempre in quest'ambito, sono le cose che non ci danno da campare, e quindi ovviamente non le faremmo e soprattutto non le faremmo così, ed essendo atti politici devono essere liberi. Ora, il primo livello di libertà è evitare l'autocensura, che non sembra, ma è un problema molto, molto, molto grande in questo periodo. Nel senso che la maggior parte degli sceneggiatori, dei registi e dei produttori neanche arrivano a scrivere una cosa che poi magari il ministero o qualcun altro gli censura. Non la scrivono proprio. O perché non ci pensano, perché appunto non hanno questa autoconsapevolezza politica, o perché semplicemente sanno che tanto non troveranno o i soldi per farla, o il ministero che li supporta, i fondi pubblici, o una distribuzione che la distribuirà. Non sapendo che, secondo me, se invece riescono a scavalcare queste tre cose e quindi riescono ad arrivare al pubblico, invece lì gli si apre una platea infinita di persone, di pubblico potenziale, proprio perché non c'è nulla da questo punto di vista. Uno potrà dire, ma non è vero, io ho visto tanti film impegnati in Italia, tanti film impegnati, bisognerebbe mettersi d'accordo su che cosa significa film impegnati, bisognerebbe mettersi d'accordo sugli argomenti, ma se ci fate caso alla fine sono sempre gli stessi. Cose del genere, cioè che mettono in discussione paradigmi interi, cioè che noi nel nostro film, ma anche con Pix, mettiamo in discussione non solo
il fatto che sono 30 anni che la sanità pubblica è devastata e che soprattutto che è devastata storicamente, soprattutto dal centro-sinistra. Ma mettiamo in discussione il fatto che non è vero che si tratti soltanto di malasanità, di corruzione locale, di 'ndrangheta in Calabria, di amministratori incapaci o corrotti. Noi appunto puntiamo lo sguardo su un paradigma molto più ampio, che è secondo noi all'origine di tutto ed è il vero nemico da combattere, e cioè su scelte sovranazionali, decennali, di cui però non si, appunto non si parla mai. E non si parla mai perché non se ne può parlare. È qui l'autocensura, è su questo specifico tema, almeno in questo film In Pigs. In Pigs andavamo dritti e pesanti e cattivi sull'architettura dell'Unione Europea, sui trattati, sull'euro, eccetera, eccetera. No? Non si può dire, come voi sapete, ma non si può dire nel 99% dell'arco parlamentare, anzi forse oggi nel 100% dell'arco parlamentare. E siccome l'arco parlamentare tendenzialmente coincide con l'egemonia culturale, come potete immaginare così. Per cui, e chiudo. Si crea un problema. Come faccio a fare quest'atto politico se sicuramente non troverò soldi, sicuramente non troverò un distributore, eccetera, eccetera? Dobbiamo trovare altre strade. E le strade sono ovviamente quelle che abbiamo trovato con Pix, per il quale abbiamo fatto un crowdfunding, cioè una raccolta fondi dal basso, e con questo, per il quale fortunatamente invece questa volta abbiamo trovato due finanziatori privati. Che in entrambi i casi siamo stati completamente liberi, privi di qualunque ingerenza contenutistica e stilistica. Poi la fase della distribuzione, anche lì, visto che con Pix avevamo stretto un accordo che ha funzionato con il distributore, cioè Andrea Cirra della Filrush Media, ci è ricascato un'altra volta e ha deciso di distribuirci anche questo. E infatti, superati questi ostacoli, arrivati in sala davanti a un pubblico potenziale, il pubblico potenziale c'era. Sono più di 100 giorni che siamo in sala, con sale quasi sempre piene, e abbiamo ancora tutto aprile, tutto marzo strapieno. E quindi, cioè, fare questo tipo, cioè, politica in questo modo, come hanno fatto loro alla fine. Qualche modo, cioè il nostro modo di fare politica è parallelo a loro. Infatti, i due modi si sono incontrati e hanno risuonato uno con l'altro e hanno creato non una somma di uno più uno, ma hanno creato una moltiplicazione. Uno più uno per uno fa sempre uno, ma in realtà è come se fossimo uno, uno fosse due, due è diventato quattro, venti, cento, insomma, non è stata solo una somma. Molto bene, domanda secca, siete soddisfatti del film e dell'attenzione che sta avendo? Sì, molto soddisfatti, molto soddisfatti. Siamo soddisfatti, stiamo vedendo che ovunque andiamo le reazioni sono un po' sempre le stesse. Ci dicono sempre che quello che hanno visto sugli schermi è quello che sta accadendo anche sul loro territorio. E quindi questo ci fa capire che il problema che abbiamo raccontato lì con la storia simbolica di Mimmo, Cataldo, Michele, che si svolge lì in Calabria, non accade soltanto lì in Calabria, ma sta arrivando un po' in Certo. tutte le regioni italiane. Io poi volevo aggiungere una cosa sulla questione del cinema politico. Allora, io e Federico, ovviamente, quando iniziamo a fare un film, non è che diciamo adesso facciamo un film politico, cioè perché non ha granché senso, no? Nel senso, non è che è una cosa che uno decide a tavolino e dice, ok, c'è proprio bisogno di fare un film politico. No, quello che almeno a me, quello che a me è accaduto sia con questo film ma con Pix, e credo che anche Federico sia d'accordo, è una estrema urgenza di raccontare una determinata cosa ed è una estrema urgenza soprattutto di indagare su un argomento che di prima acchito non conosci. Perché comunque non è che tutti nascono imparati, no? Nel senso che bisogna conoscere, bisogna studiare le cose per conoscerle. E quindi questa urgenza di scoprire qualche cosa che magari non ci torna in quel momento è quello che ci spinge a fare questi documentari. Quindi è un'urgenza proprio narrativa più che Certo. una riflessione che voglio fare un film politico, che poi tra l'altro, è quello che speriamo, è che con questi film
Speriamo di riuscire a passare questa urgenza di informarsi agli spettatori. Cioè, noi cerchiamo di fare questi film non innocui, in modo che possano smuovere qualcosa anche nello spettatore che si mette lì e possa informarsi, studiare, andare a fondo e cercare di capire meglio la società in cui vive. Cioè, secondo me parte tutto da un'urgenza, che poi tra l'altro parte anche da anche la stessa occupazione dei ragazzi lì, parte da un'urgenza di riapprovarsi appunto del diritto alla salute. E quindi forse è quello, dobbiamo riappropriarci di riavvertire un'urgenza di andare a scavare, di cercare di studiare ciò che sta avvenendo intorno a noi. Certo. E io passerei a Mimmo, e collegando due cose che sono state dette. Federico ha aperto il suo intervento dicendo il film è un atto di comunicazione. Tu hai aperto il tuo dicendo appena siamo entrati nella stanza abbiamo chiamato dei giornalisti. Che immagino sono dei giornalisti locali. Questo, come dire, dà un po' il senso di una buona parte della politica che si fa oggi, che cerca di catturare l'attenzione delle persone e svolge delle azioni in funzione anche di questo. Quindi vorrei chiedere a te un po' che ruolo ha avuto la comunicazione, partendo appunto da questo primo momento super locale al picco di attenzione che avete ricevuto quando è stato coinvolto Roger Waters, noto ai più per essere un membro dei Pink Floyd, che ha espressamente dato supporto ai ribelli dicariati, come nome con cui siete stati mediatizzati. Quindi vorrei chiederti un po' appunto queste fluttuazioni di attenzione da parte dei media, come hanno condizionato le vostre azioni, che se ci sono state, come dire, anche poi dal vostro punto di vista, quanto avete adattato magari alcune scelte in funzione appunto di mantenere l'attenzione viva, e se ci sono stati magari dei momenti un po' morti in cui vi siete sentiti persi, avete pensato come facciamo a smuoverci da questa cosa. Allora, noi abbiamo fatto, in realtà abbiamo fatto proprio di necessità virtù, nel senso che io stesso personalmente ho capito fino in fondo l'importanza della comunicazione proprio nella fase pandemica, al di là dell'occupazione anche prima, no? Al di là del periodo nero degli ultimi anni, per cui la partecipazione per le strade, nelle manifestazioni, le forme classiche di organizzazione sono un po' in crisi, io personalmente l'ho capito benissimo fino in fondo, proprio con questa esperienza, devo dire la verità. E abbiamo fatto necessità e virtù in due casi. Innanzitutto l'occupazione è nata anche per le difficoltà di organizzare, di aggiungere centinaia di persone, come si faceva una volta, specialmente nei territori come i nostri. Quindi più che una manifestazione di 50, 60, anche 200 persone, dove un giorno abbiamo pensato che l'occupazione fatta, basata appunto sulla capacità comunicativa, ma questo abbiamo capito occupando, cioè nei primi giorni, non avevamo un piano prima, l'abbiamo capito iniziando, e abbiamo fatto la comunicazione in tutti i sensi, ne abbiamo fatto virtù sia nei confronti della comunità, quindi per creare quel sentimento, quella solidarietà che si è creata in effetti, e sia nei confronti appunto dei poteri decisionali, con un uso secondo me abbastanza intelligente, con le poche armi che avevamo, di arrivare non solo al film di Federico Greco e di Mirko, ma insomma Federico e Mirko lo sanno, siamo riusciti, siamo raccontati in alcuni libri, siamo stati oggetto di indagine anche per quanto riguarda un gruppo di studio dell'università inglese, adesso non ricordo l'università in particolare, comunque ci hanno contattato tanti ragazzi, volevano fare addirittura una comparazione tra la nostra esperienza e altre in giro per l'Europa. Abbiamo avuto contatti con i media, non solo italiani, ma anche tedeschi, anche appunto inglesi, francesi, perché questa cosa ha creato innanzitutto molta curiosità. Ha creato quell'effetto perché è stato il primo ospedale occupato, risulta così nella storia, e perché siamo stati capaci, secondo me, dall'inizio innanzitutto di usare delle parole fondamentali, ad esempio riappropriarsi del diritto alla salute, ma l'importanza del sistema pubblico, opporsi al sistema privato che sta mangiando quello pubblico, quindi dare subito messaggi chiari. Gino Strada lo dice anche nel film, noi abbiamo avuto contatti con Strada, diceva Caviati, con l'importanza che ha avuto a livello comunicativo sta vicenda,
grazie a questa situazione si sta parlando di sanità pubblica, non diceva lui di un problema di sanità, di un problema di cui diceva di sanità pubblica, poi perché abbiamo innescato subito una critica, no? Che riusciva, che poi col tempo siamo riusciti a inoltrare insomma nella comunità, perché non è facile per un cittadino qualunque che ha bisogno immediatamente di una cura, insomma, studiarsi del perché è costretto ad andare dal privato. Intanto va, perché deve risolversi il problema. Quello che viene fatto con la sanità è tremendo proprio per questo, perché la libertà di scelta non esiste nel momento in cui tu già stai soffrendo personalmente, perché hai una persona vicina che ha problemi, quindi sei disperato, faresti di tutto. Quando hai gli ospedali chiusi e c'è una porticina di una clinica privata aperta, vai per infilarti lì, pagheresti di tutto per salvare te o qualcun altro. Quindi questo è il gioco che viene fatto sulla pelle ed è devastante. Viene fatto così, ma viene fatto anche per quelle che sono le bellezze della vita, come può essere la nascita di un bambino, per cui se prima si nasceva a Cariati, tra l'altro Cariati l'ospedale ha avuto dei numeri record per quanto riguarda i nascituri, oggi si nasce nelle cliniche private. Non c'è stato un cambio, non c'è stata una contromoneta, diciamo, di servizio pubblico, ma si è passati chiaramente, subito, immediatamente, alla sanità privata. In questo senso la Calabria è un laboratorio, ed è così. Vengono le cose che accadono poi in Italia, sono già accadute in Calabria. Qua stiamo 10 anni che ci si parla del depauperamento, della distruzione del Servizio Sanitario Nazionale. E poi siamo stati bravi ad alleggerire un po', questo ce lo riconoscono Mirko, ce lo riconosce Federico, ma è un po' una cosa che ci accomuna. Poi infatti a me mi può parlare così, però anche ironia, un pochino il prendersi in giro. Anche lo stesso appuntamento di oggi che mi ha fatto, non siamo in condizioni di dare delle ricette o di indicare delle strade, assolutamente no. Stiamo imparando giorno per giorno, è vero che siamo stati bravissimi, io questo lo dico, siamo stati bravissimi, ma siamo stati in tanti. E siamo arrivati a quella situazione di Roger Waters dopo davvero tanti e tanti momenti, tanti e tanti momenti. C'è stata un'escalation anche dal punto di vista politico. Dall'inizio siamo riusciti, insomma, dopo poco tempo, una ventina di giorni, a sbloccare praticamente 10 posti letto delle RSA che era nella struttura, che erano attivabili da 10 anni, ma non lo erano a causa del personale. Quindi una trattativa, siamo subito andati alla trattativa con la controparte, no? Dopo l'occupazione, quindi anche l'assillo che facevamo verso i luoghi decisionali, perché avevamo esigenze di essere ricevuti, se loro facevano finta di non vederci, di non sentirci, nonostante eravamo su tutti i giornali, su tutte le TV, gli andavamo a bussare a casa. Ed è stato così, l'abbiamo fatto e abbiamo portato immediatamente dei risultati. I risultati, come sapete, incentivano la lotta, quindi si è creato, ci sono stati periodi molto positivi, pieni di energie, ci sono stati dei momenti diversamente, ci sono stati dei momenti davvero tristi, dei momenti difficili, c'è stato il cambio del governo che ci ha fatto ricominciare tutto da capo, c'è stato il confronto con i commissari che erano sempre abbastanza deludenti, c'è stato incontri a Roma con i ministeri che erano abbastanza deludenti, c'è stata l'occupazione dei binari che è stato un momento in cui ha partecipato la comunità, siamo stati anche lì bravissimi, perché praticamente anche lì la notizia è arrivata sui media nazionali, insomma siamo stati bravi. Poi uno dei momenti peggiori, che è stato assolutamente la morte di strada, perché Gino ci è stato davvero vicino, al di là dell'organizzazione, al di là di Emergency, era diventata per lui una questione davvero penso affettiva, ma sicuramente anche a livello personale era una cosa a cui era legatissimo. L'ha raccontata negli ultimi capitoli del suo libro, quindi avere la notizia della sua morte è stato un momento davvero davvero difficile. E da lì si è creato un momento, in effetti da lì forse poi è stato il periodo della difficoltà maggiore. Poi è successo che c'è stato l'ennesimo cambio di commissario, che questa volta in parallelo appunto c'è stato anche il cambio del presidente di regione. Oggi la Calabria dopo 11 anni ha il commissario alla sanità che coincide con la figura del presidente di regione, questo ovviamente gli ha dato più agibilità politica. Avevamo l'esigenza in campagna elettorale, ci siamo riusciti di portare abbastanza di portare il tema insomma, all'opinione pubblica. Questo l'abbiamo fatto costantemente, però avevamo, dopo l'elezione del presidente, avevamo la necessità di portare sulla sua scrivania questa questione che speravamo, anzi eravamo convinti che dovesse essere affrontata nei famosi primi 100 giorni. E lì è stata una capacità che abbiamo avuto con Mirko e Federico, perché il messaggio di Roger Waters, forse l'avevamo da qualche giorno, mi correggeranno poi,
ma abbiamo deciso, mi ricordo, con una riunione di come usarlo, abbiamo deciso quando usarlo, e là è stato devastante perché è stato l'altro momento che ci ha portato, è stato il momento più alto a livello di comunicazione, è stato l'altro momento up, diciamo, che poi definitivamente è servito, poi magari racconteremo come, ma è servito perché da lì ci siamo arrivati a Catanzaro, dove in un colloquio, tra l'altro era sabato, la struttura era chiusa, sembrava davvero un altro film quello, siamo andati in colloquio con il presidente, che ha riconosciuto delle nostre considerazioni, devo dire, riconosciute completamente in quel caso. Da quel momento la situazione sta andando meglio, dall'occupazione questa struttura, il Vittorio Cosentino, sta acquisendo, scusatemi, dei servizi invece di vedersi togliere dei servizi e del personale, e siamo in ottica di raggiungere il risultato finale, che è l'inserimento nella rete per acuti del nostro ospedale, che significa appunto migliorare il deficit di posti letto per acuti innanzitutto, significa risolvere innanzitutto la questione dell'emergenza-urgenza, ma noi stiamo lottando per il sistema della prevenzione, per la medicina territorio e anche per l'apertura, diciamo, dell'ospedale. Si deve avere una specialistica e avere un minimo di dignità di sanità pubblica. Ci stiamo riuscendo assolutamente, questo lo posso dire tranquillamente. Stanno arrivando degli strumenti, quindi si stanno rinnovando degli strumenti, c'è un investimento importante da parte dei ministeri, ma anche da parte della regione. Cariati verrà aperto, non sarà più l'ospedale di prima, cioè con una serie di reparti, ma perché è cambiata proprio la sanità, è cambiata ad esempio la chirurgia generale, eccetera, eccetera. Però è un buon modellino di ospedale quello di cui ho conoscenza io. La questione generale rimane che se Cariati, anche questa apertura, di cui siamo sicuramente soddisfatti, se da altre parti, come stiamo raccontando col film, è una questione simbolica che ci aiuta a ragionare, qui è una questione di vita o di morte. Chiaro. E quindi è risolutiva anche per una prospettiva di chiunque che si voglia creare una vita qui. Diventa una questione di vita o di morte, è una battaglia che ce la siamo dati come una battaglia per noi essenziale. Abbiamo abbandonato ogni qualsiasi altra cosa della nostra vita. In questo senso è stato davvero sacrificante, però stiamo raggiungendo dei risultati importanti e siamo assolutamente soddisfatti. Non abbiamo una ricetta. Su questo c'è L'unica una domanda del cosa pubblico che possiamo dire che che ci abbiamo secondo me. messo è stata. Scusami, mo, se ti interrompo. C'è una domanda del pubblico che secondo me è No, no. rilevante rispetto a quanto stai dicendo adesso, ovvero hai raccontato un sacco di cose che, come dire, sul piano soggettivo, individuale, di vita privata, hanno un impatto e richiedono del tempo, dello sforzo, del lavoro, non solo cioè non è che pensi queste cose 5 minuti e alzi il telefono e parli col ministero e ci vuole del tempo. E quindi una delle domande del pubblico è: ma come siete organizzati praticamente o direi internamente? Avete un ufficio stampa o professionisti che lavorano già in questo ambito, anche per la gestione dei social? Se vuoi elaborare un po', come dire, abbiamo parlato delle vittorie importantissime, abbiamo parlato degli effetti fondamentali, però anche rispetto al corso che andrò a fare, raccontaci un po', come dire, a livello di infrastruttura interna come ve la siete gestita per non venire soverchiati da questa cosa. Allora, all'inizio in maniera molto goffa, sinceramente, nel senso che non siamo, ripeto, non abbiamo un ufficio stampa, però siamo stati capaci di crearlo subito. Abbiamo ovviamente i contatti che ci portiamo avanti da tempo, ma poi è stata l'esperienza stessa a farci migliorare su queste cose qua. Anche noi stessi facevamo un uso dei social abbastanza, non dico blando, però abbastanza poco preciso, poco professionale, si vuol dire. Non è che abbiamo fatto un corso nel frattempo, abbiamo imparato forse il minimo, ma quello che ci ha portato avanti è un pochettino l'invettiva, non dico la spontaneità perché non è neanche quello, perché non è che siamo stati allo sbaraglio, però l'abbiamo fatto, diciamo, posso dire, con autenticità. Non avevamo neanche lì una ricetta. Poi abbiamo imparato delle cosettine anche simpatiche, tra virgolette, degli appuntamenti che ci siamo dati con gli altri, con la comunità, eccetera, eccetera, per cui li informavamo con un telegiornale, ci avevamo inventati, ma cose anche stupidine. Però allo stesso tempo, ti ripeto, abbiamo occupato la 106 con un flash mob, abbiamo tenuto la
abbiamo usato, diciamo, la comunicazione come va usata, come la politica è innanzitutto comunicazione. La politica è tutto, ma si muove innanzitutto con la comunicazione. Questo lo insegnano ancora prima di me Mirko e Federico con i loro film. Ebbene, il nostro piccolo, abbiamo fatto delle stupidate, ci siamo presi in giro, però questa cosa ha creato una grande solidarietà, devo dire, con la comunità. E rispetto appunto sempre a questo tema della comunicazione, Marco, ti chiederei di mandare la seconda clip, che è Roger Waters che fa il suo messaggio di supporto a Cariati. I love the idea of young people occupying anything for any reason that is humane, but particularly to occupy a hospital as a protest against it being shut down by Friedman and Thatcher and Reagan, that is heroic. And that makes me want to, like, you know, jump in the fucking car and drive to Calabria, you know, and say, where are they? And get them down the pub, you know, and buy them a pizza and open a bottle of wine and get them to talk to me about it and say, so what, and also to go, can I help? I hope that there are young people who are like Cariati kids. You may save the world with your activism. You, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 1,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion young people may save it. Molto bene, si potrebbe commentare almeno per qualche ora, questa clip è densissima. Però ci arriva un'altra domanda dal pubblico, molto leggera. Com'è successa sta cosa? Cioè, va bene i successi comunicativi, va bene raggiungere, non lo so, una celebrità italiana, ma Roger Waters, che poi cioè, cosa c'entra Roger Waters? Cioè, ha funzionato, ma com'è successo? Chi ce la racconta questa cosa? È successo che praticamente no, mi sentite? Sì, sì. Ok. È successo che praticamente noi avevamo il contatto di Ken Loach, perché con il nostro scorso documentario Pigs lo avevamo cercato perché volevamo fargli fare la voce narrante. Lui all'epoca non era impegnato su altri progetti, quindi non ci diede disponibilità. Questa volta ci abbiamo riprovato, e a volte succede, soprattutto fuori dall'Italia, che questi personaggi, quando tu li chiami, loro rispondono. In Italia non succede mai. E questa volta ci ha dato subito disponibilità. In più, quel periodo di Federico, abbiamo visto che, dato che era appunto il periodo della pandemia e spesso si facevano delle dirette Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera, abbiamo visto che loro, che Loach, Brianino, Roger Waters, Naomi Klein, spesso facevano delle riunioni su Facebook, un po' come questa che stiamo facendo noi. Allora gli abbiamo chiesto a Ken Loach se ci poteva dare il contatto di Roger Waters, e lui ci ha messo in contatto con un suo amico che aveva il contatto di Roger Waters, e praticamente siamo riusciti ad arrivare a contattarlo. Una volta gli abbiamo mandato la mail, anche lui ci ha risposto subito, ha capito subito l'importanza del progetto, si è innamorato subito della storia di Cariati, dei ragazzi, dell'occupazione, e ci ha dato subito disponibilità. A quel punto, diciamo, il più era fatto. Poi abbiamo fatto un'intervista a Fiume, lui è stato eccezionale sia nelle risposte che ha dato, e soprattutto poi dopo, quando gli abbiamo chiesto disponibilità, oltre che per l'intervista, per un appello per i ragazzi che in quel momento non se la stavano vivendo proprio bene. E lui ha fatto questo appello in italiano, e noi l'abbiamo girato a Mimmo, a Cataldo, e loro sono stati bravissimi, perché l'hanno poi dopo utilizzato nei tempi e nei modi perfetti, e poi è scattato tutto il tantan mediatico. Perfetto. Allora io chiuderei con Simone, posso dire una cosa sola?
Vai, ora, ci sono 150. Abbiamo 5 minuti in tutto. Ah, quindi... Ok, ci sono 125 persone, quindi potrei sbagliare, ma vedo che ci sono collegati due giganti che sono due dei protagonisti del film, cioè Gavino Maciocco e Adriano Cattaneo. Non so se vedete, stanno salutando, mi fa molto piacere. Non so se c'è ancora Adriano, perché siete talmente tanti che... Ah, eccoti Adriano, eccoti. E quindi niente, vi volevamo salutare perché tutto questo non lo si dice quasi mai, perché come al solito quando c'è Roger Waters, no? Tutto scompare, ma in realtà tutto questo è assolutamente anche merito vostro, che avete costruito insieme a tutti gli altri tasselli l'argomentazione, ci avete dato l'opportunità di costruire questa argomentazione così complessa per riuscire a far tenere tutto il ragionamento che abbiamo fatto. Quindi grazie Adriano, grazie Gavino. Grazie a voi, grazie a voi. Gavino e Adriano, se volete presentarvi brevissimamente, abbiamo qualche minuto per chi ci segue, che ruolo avete avuto in questa cosa, in questa vittoria? Adriano, vai. Beh, io mi occupo di queste cose da una vita e quindi appena mi hanno chiesto Federico e Mirko di intervistarmi su questi temi non ho potuto che dire di sì, soprattutto perché si trattava di dare una mano a una comunicazione più efficace sul tema appunto della distruzione della sanità pubblica e di mettere tutto nelle mani dei privati. Quindi sono in pensione, c'avevo un po' di tempo da perdere e l'ho dedicato a questo. Ottimo. Con Adriano siamo accomunati dal fatto che siamo stati tutti e due presidenti dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale e ci battiamo ormai da tanto tempo su questi temi, quindi per noi quando ci è stata offerta la possibilità di collaborare a un progetto del genere ci si è aperto il cuore, come ci si apre il cuore vedendo come il film stia diffondendosi ovunque. Io l'ho presentato all'università, l'ho presentato ai miei specializzandi, l'ho presentato ai volontari del QAM, tutti sono rimasti colpiti, quindi vi ringrazio per l'occasione e per questa cosa in questo momento non dobbiamo credo mollare, perché la situazione si aggrava. Ancora nessuno ha detto il sistema sanitario nazionale italiano, il servizio sanitario nazionale pubblico è chiuso, però ci stiamo avvicinando a un momento in cui qualcuno potrebbe anche dire formalmente che il sistema non esiste più e verrà sostituito da qualcos'altro. Io credo siamo forse ancora in tempo per risvegliarci. E questo film può essere uno strumento formidabile per il risveglio. Ecco, quindi non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo continuare a batterci. E quindi, come hanno fatto i ragazzi, tra virgolette, di Cariati, dobbiamo fare tutti noi qualcosa. No, perché non rassegnarsi mai, anzi il valore di questo film e di questa storia è che si può vincere e che la narrativa in cui la sinistra, il progressismo, lo stato sociale sono solo sconfitte, perché ormai, come dire, è quasi non sei più di sinistra, cioè se vinci qualcosa non sei più di sinistra, cioè la vittima, la sconfitta ormai è talmente identitario che vieni spinto un po' ai margini, tipo io quando parlo del mio corso, dico, l'efficacia, l'impatto, la gente mi guarda, ma tu sei un manager, un business, no, cioè, se non hai un impatto, non stai facendo politica, stai facendo, non so, masturbazione su delle idee astratte. Invece Mimmo ha avuto un impatto concreto sul suo territorio, quindi questa storia è fondamentale. Allora, io chiuderei con un'ultima domanda dal pubblico che ci chiedono, ma se vogliamo vedere questo film, come facciamo? Dove viene proiettato? Dove si vede? Allora, siccome diversamente dagli altri film che tra l'altro hanno anche meno pubblico di noi non stiamo praticamente mai sulla stampa mainstream,
ma solo su quella locale, miriadi di giornali locali, interviste locali, ma e quindi è difficile. Abbiamo sia la nostra pagina Facebook che si chiama PX The Movie, cioè è il nome del vecchio film, ma adesso chiaramente parla di questo nuovo, sia abbiamo la nostra pagina, proprio il sito web, che c'era una volta in italia.com, costantemente, quotidianamente aggiornato alle proiezioni. Tenete presente che da qui a fine marzo, pur essendoci solo 10 giorni, ci saranno forse 30-40 proiezioni, perché si stanno moltiplicando all'infinito. Mi sembra che state vedendo adesso, per esempio, una slide, e quindi insomma il modo per sapere dov'è c'è. Certo non lo trovate su Repubblica, certo non lo trovate sul Messaggero, certo non lo trovate sul Corriere, però altrove sì, ci trovate. E comunque se non lo trovate nella grafica, quella con tutte le prossime proiezioni, noi stiamo lanciando questa nuova tecnica di distribuzione, che è il cinema on demand, praticamente. Quindi andate direttamente dalle sale dei vostri paesi, delle vostre città, e chiedete direttamente all'esercente della sala la proiezione del film. E fategli vedere la locandina, fategli vedere anche comunque che il film sta avendo un ottimo risultato di pubblico ovunque, in qualsiasi regione italiana, e probabilmente l'esercente, se vede che ci sono delle persone interessate su quel territorio, probabilmente vi darà la possibilità, la disponibilità per poter fare una proiezione. Perfetto, sono le 7, quindi io chiuderei qui, ringrazio Mimmo, ringrazio Federico, ringrazio Mirko, e vi ricordo che grazie a tutti, che fra 9 giorni inizia il corso con Scuola Capitale Sociale, che terrò io, che si chiama Progettare il Dissenso, in cui se vi è piaciuta questa storia e volete ripeterla nel vostro ospedale, nel vostro paese, e vi darò degli strumenti per perlomeno iniziare. Poi se riuscite a fare quello che ha fatto Mimmo, bene, venite da me, me lo raccontate, e se no, pace, non si può essere tutti come carriati. Però il corso tratterà appunto come avviare o come gestire in maniera efficace un'organizzazione politica dal basso, pratiche politiche a prova di collasso globale. Grazie a tutti, grazie a tutte, buona serata. E buona cena.